L'azienda è nata nel 2006, ci occupiamo principalmente della raccolta e della produzione e della commercializzazione dello zafferano di San Gavino. L'esperienza è iniziata con la visita al campo e ai filari con lo zafferano fiorito, abbiamo fatto la raccolta, ci siamo un po' rilassati con una bella tisana allo zafferano, per cui adesso stiamo provvedendo appunto alla separazione degli stimmi dai fiori in modo da ottenere il prodotto zafferano da poter mettere ad essiccare e poi conservare per la sua maturazione fino al momento del confezionamento. Ci fa piacere che le persone conoscano quello che è il nostro lavoro e quello che è il mondo dello zafferano. L'esperienza è pensata per circa 10-15 persone massimo e quindi vi aspettiamo. Il movimento culturale e artistico dell'Associazione Schizzo nasce nel 2014 in seguito ad un evento luttuoso che dà via al primo murale realizzato per opera di Giorgio Casu, artista sangavinese che tuttora è il nostro direttore artistico. Dal 2016 ci occupiamo di accompagnare i turisti per un'esperienza in un percorso di trekking urbano che li metta a contatto con l'arte e la natura, ma anche con quelle che sono le tradizioni locali di San Gavino Monreale. Passeremo alla scoperta delle principali opere murarie che si trovano qui a San Gavino, che spaziano tra il muralismo tradizionale, il muralismo di protesta e la street art vera e propria. Sono Marco del Mulino Sumori, sono uno dei tre soci fondatori del Mulino a Pietra che è nato a San Gavino a Monreale. La molitura a pietra è una tecnica antica che ci permette di preservare in ogni farina il germe del grano, la crusca e il cuore. In questa esperienza potrete guardare, osservare i diversi tipi di cereali che maciniamo a pietra. Insieme al panificio 3F poi trasformiamo certe farine per farne dei pani particolari. Seguono le tecniche della lievitazione naturale, riducendo appunto al massimo fino ad azzerare sostanze miglioratrici chimiche. In questa carrellata di cereali e farine potrete a poco riscoprire quelli che sono dei profumi che si sono persi e poi avrete anche l'occasione di assaggiare qualcosa.